Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vieni, Santo Spirito, vieni per Maria. Carissimi fratelli, abbiamo detto nelle volte scorse, abbiamo spiegato in lungo e in largo che la Messa è un sacrificio, che è la rinnovazione in forma incruenta del sacrificio della croce, lo stesso sacrificio di Cristo, stessa vittima, stesso sacerdote, stesso sacrificio. E l'abbiamo ripetuto in lungo e in largo, e la volta scorsa abbiamo letto alcuni passi del Magistero più recente che risintetizzano, che riconfermano tutto quello che ci siamo detti per 6-7 volte. Rimane adesso, il passaggio successivo, perché rimangono ancora tante cose da dire riguardo alla Messa, per avere nel nostro cuore, per mantenere la memoria della fede che il mondo, i modernisti, gli eretici vogliono strappare. Rimangono ancora tante cose da dire. Però il passaggio successivo è vedere il modo in cui questo sacrificio si realizza, perché noi abbiamo detto che il modo è il modo incruento, cioè il sacrificio della croce è stato cruento perché c'è stato proprio lo spargimento di sangue, sull'altare questo spargimento di sangue non avviene, però è lo stesso sacrificio. Allora noi dobbiamo cercare di capire, di cercare di capire il modo, cioè com'è possibile che il nostro Signore Gesù Cristo, che una volta per tutte è morto 2000 anni fa sul Monte Calvario, questo sacrificio ritorni, risucceda. Cioè come la Messa è un sacrificio? Cioè, noi abbiamo visto fino adesso, ribadito, che la Messa è un sacrificio. Dobbiamo vedere come è un sacrificio. Allora, il sacrificio, abbiamo visto, ritorno alla definizione di sacrificio, è un atto di culto mediante il quale si offre un oggetto sensibile accompagnato da un cambiamento, una trasformazione o una distruzione, avente come fine la confessione del sovrano dominio di Dio e della dipendenza assoluta dell'uomo. Allora, perché ci sia un sacrificio, anche della Messa, si deve essere un'offerta di una cosa sensibile e una immutatio, cioè una distruzione o un cambiamento della specie, un cambiamento della cosa offerta. Allora, che cosa si offre? Chi si offre? È l'offerta, l'oblazione, è Cristo stesso. E l'immutatio è la rinnovazione della sua morte, la separazione dell'anima e del corpo. Allora, come avviene questo? Cioè, come avviene questa immutatio? Come avviene questa immutatio? Allora, noi abbiamo, tre filoni, tre ipotesi, che sono entrambe ortodosse, però ce ne sono alcune che sono preferibili rispetto ad altre e alcune che sono pericolose. Noi abbiamo diverse ipotesi, abbiamo tre filoni, tre gruppi. Un gruppo che chiamiamo immolazionisti, e questi immolazionisti vedono proprio nel cambiamento dell'ostia, cioè l'immutatio, il cambiamento, che può essere appunto il cambiamento o la distruzione, lo vedono nelle stesse specie eucaristiche. Poi abbiamo un gruppo di teologi che possono essere chiamati oblazionisti, che svalutano un po', cioè non guardano tanto quello che succede alle specie, ma sostengono che durante la Santa Messa si risuccede quell'offerta che Cristo fa in cielo, quindi un'offerta morale, spirituale, il sacrificio interiore che Cristo
sempre sommo sacerdote fa nei confronti del Padre, quell'offerta interiore risuccede sull'altare. Quindi metterlo un po' da parte, cioè non importa tanto che succeda qualcosa alle specie eucaristiche, ma importa è l'offerta morale, che è l'essenza, il succo, ciò che è principale nel sacrificio, sono le disposizioni interiori, dicono questi oblazionisti. Però vedete, sono tutti ortodossi perché dicono se sia un sacrificio, cercano solo di spiegare come. Terza ipotesi, che è quella che pian piano adesso tra i teologi ortodossi sta prendendo piede, è un'ipotesi più genuinamente tomista, ed è l'ipotesi che noi abbiamo preparato, cioè l'ipotesi è della sacramentalità del sacrificio, cioè è il sacrificio che è il sacramento che, causando ciò che significa, e siccome il segno sacro è un segno di separazione, un segno di morte, il segno sacramentale causa la morte. Per cui l'immutatio non è tanto nei segni, il segno la significa solamente, ma è ciò che il segno causa, perché i sacramenti causano ciò che significa. Adesso vediamo facciamo un po' una panoramica, una carrellata delle principali ipotesi. E vediamo tutti i pro e tutti i contro di queste ipotesi. Francisco Suarez, un gesuita vissuto, nato nel 1548 e morto nel 1617. E lui dice che l'immutatio è data dalla distruzione delle sostanze del pane e del vino operata dalla transustanziazione, e quindi nella produzione del corpo e del sangue di Cristo. Cosa succede? È che, secondo Suarez, cosa dice? Cosa succede? Durante la transustanziazione il pane e il vino sono come distrutti, perché si cambiano nel corpo e sangue di Cristo. E quindi l'immutatio, vedete, è data, è un sacrificio, perché quindi c'è un'offerta interiore di Cristo che si offre, e l'immutatio, cioè il cambiamento, la distruzione, c'è nel fatto che il pane e il vino cambiano, si distrugge la sostanza del pane e del vino. Ora, qual è il difetto di questa teoria? Che in realtà la sostanza del pane e del vino non si distruggono per niente, perché è un cambiamento senza distruzione. La transustanziazione è una cosa unica, dove istantaneamente la sostanza del pane e del vino cambia senza distruggersi, senza annichilirsi. Non c'è una distruzione, c'è solo un cambiamento. E la distruzione indica un processo di cancellazione, invece nella transustanziazione è solo un mutamento positivo. Allora, questo è il limite, vedete, fratelli carissimi. Adesso noi, qui siamo sempre teologi ortodossi che cercano di spiegare il modo, e però in questo tentativo purtroppo inciampano e sono gli esploratori, a volte prima di trovare la strada giusta, possono anche sbagliare strada, Vediamo dunque Giovan Battista Franzelin, 1814-1886, che riprende in qualche maniera l'ipotesi di Giovanni de Lugo, un teologo vissuto nel 1583 e morto nel 1660. Allora, abbiamo, secondo questi teologi, l'immutatio, che cos'è? In che cosa consiste? Il corpo e il sangue di Cristo che diventano bevanda, e quindi da corpo e sangue, e diventando bevanda, si riducono. E quindi questo è l'immutatio, cioè il cambiamento è da corpo, vedete, questa è una mano, no? Se io trasformassi, cambiassi questa mano in un cibo, in un qualche maniera la ridurrei. Allora vedete, questa ipotesi, che difetto ha?
che aggiunge qualche cosa al sacrificio della croce. Cioè, nel sacrificio della croce non è che Gesù si è ridotto a cibo. Casomai sarebbe stato eventualmente nell'ultima cena. Ecco, quindi, diciamo, noi sappiamo che il sacrificio della croce è lo stesso, il sacrificio della messa è lo stesso identico sacrificio della croce. Se aggiungiamo, se diciamo che nella messa l'immutatio non è più soltanto la separazione dell'anima del corpo di Cristo, ma la riduzione del corpo di Cristo a cibo, aggiungiamo qualcosa, perché sulla croce Cristo non si è fatto cibo. E quindi cadiamo nell'errore, come la messa, ripetizione dell'ultima cena, anziché ripetizione del Calvario, riaturizzazione del Calvario, che è un grosso pericolo. Juan Alvaro Cienfuegos, 1567-1739. E secondo questo teologo, ci sarebbe stato, questo potrebbe essere un errore, però anche questo non è stato condannato, però diciamo quello che adesso vado a esporre è un errore. Cioè, ci sarebbe, diciamo, lui ipotizza una sorta di cessazione volontaria delle funzioni sensitive del corpo sacramentale di Cristo, dalla consacrazione fino alla mescolanza delle spese sacramentali. Cioè, cosa vuol dire la mescolanza? Sapete che a un certo punto il sacerdote mette una particella di ostia, la mette nel calice, e dice: il corpo e il sangue di Cristo uniti in questo calice per un cibo di vita eterna, oppure ecco commisse consacrate, cioè c'è una riunione dopo aver consacrato le specie separatamente. A un certo punto il sacerdote mette una particella del pane dentro il calice, e questo, diciamo, significa, diciamo, la resurrezione, che Cristo è risorto. Ora, secondo questo padre Cienfuegos, diciamo, Cristo sospenderebbe, diciamo, le funzioni sensitive e non avrebbe più una natura piena, ma sarebbe una natura in un certo senso mutilata. Allora, però, vedete, perché è, diciamo, questo qui, l'aspetto positivo è che lui vuole proprio mettere in evidenza il sacrificio di Cristo, l'annientamento, cioè proprio che anche Cristo quasi nell'Eucaristia rende presente la morte, in cui uno non sente più niente, è come morto, no? Ecco, però in realtà, se noi ammettiamo la transustanziazione, cioè che il corpo, il pane si converte nel corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, questa conversione che c'è immediatamente con le parole della consacrazione non è una conversione in una natura mutilata, ma è la natura perfetta di Cristo. Cioè, non esiste un Cristo mutilato, c'è solo l'unico Cristo. Quindi vediamo che questo tentativo, pur pio, però è molto, cioè, non è tanto valido. San Roberto Bellarmino e Domenico Scoto, ho letto Domenico Soto, che è un altro teologo, Don Scoto e San Roberto Bellarmino, anche loro, pensate, un gesuita e un francescano, convergono, e diciamo l'immutatio sarebbe nel fatto che Gesù si dà in comunione, quindi dandosi come cibo, il cibo in qualche maniera si riduce, si sacrifica, cioè dandosi da masticare come cibo, allora abbiamo l'immutatio, cioè la diminuzione del sacrificio. Anche qui vedete, analogamente a Lugo e a Franzelin, abbiamo un'aggiunta al sacrificio della croce. Capito? Perché Gesù sulla croce non si è dato da mangiare. Allora, invece, sempre su questa linea, Mattia Josef Scheben, grande teologo tedesco, nato nel 1835, è morto nel 1888. Allora, lui, diciamo, dice che l'immutatio, mentre abbiamo visto fino adesso tutte delle mutazioni, dei cambiamenti che sono diminutivi, cioè
da corpo e sangue di Cristo a cibo e bevanda, loro considerano l'immutatio come un aumento, cioè all'opposto, cioè l'immutazione è un'immutatio perfettiva, cioè è un cambiamento, cioè fa parte del sacrificio che ci deve essere una distruzione, un cambiamento. Però loro dicono, non è detto che questo cambiamento sia un cambiamento solo diminutivo, basta che sia un cambiamento. E allora con la transustanziazione noi cosa abbiamo? Abbiamo un cambiamento perfettivo, in quanto la trasformazione del pane e del vino produce il corpo e il sangue di Cristo. E questo è il cambiamento, e l'immutatio c'è, quindi l'essenza del sacrificio è un'offerta con il cambiamento, però questo è un cambiamento migliorativo. Qual è sempre lo stesso difetto di questa ipotesi? È che è molto bella, molto pia, è quella che viene sempre aggiunto qualcosa al sacrificio della croce. Che Gesù è, diciamo, sulla croce è morto e basta, ecco, e non si è dato come cibo sulla croce. Allora, vediamo un altro teologo, Gabriel Vázquez, 1549-1604. Per il sacrificio è sufficiente che venga rappresentata l'immutazione reale compiutasi. Allora, vedete, fratelli carissimi, quindi cosa vuol dire questo? Questo è una sottigliezza. Cioè, loro non dicono che diciamo, Vázquez non dice che la messa non è un sacrificio e che è solo una rappresentazione. Però l'immutazione, cioè il cambiamento, è sufficiente che sia rappresentato. Quindi, diciamo, il pane e il vino separati rappresentano l'immutazione che è avvenuta 2000 anni fa. Attenzione, però, la separazione della specie, se non è una vera immutatio, cioè, diciamo, se noi riduciamo l'immutatio alla separazione della specie, cioè il cambiamento al corpo e sangue di Cristo che lo rappresentano, di per sé nella messa, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, non sono un'immutatio. Quindi diventa solo una rappresentazione dell'immutatio, una rappresentazione, diciamo, di quello che è avvenuto, ma una rappresentazione non è il sacrificio che si realizza. Cioè deve, loro dicono che si ripresenta il sacrificio, cioè Vázquez dice il sacrificio c'è, però se c'è non deve esserci solo il segno di un immutatio, deve esserci realmente l'immutatio, deve esserci realmente, non solo il simbolo dell'immutatio, ma deve esserci l'immutatio, perché se non c'è l'immutatio non c'è sacrificio. Ecco, vedete, questo è il punto debole, Vediamo Leonard Lennart Leys, detto Lessio, 1554-1623. Allora, le parole della consacrazione, secondo Lessio, importano per se stesse una separazione reale del corpo e del sangue di Cristo, la quale però sarebbe soltanto virtuale, dato che il corpo glorificato di Cristo non può essere soggetto a patimento. Allora, vedete, questo cosa riduce? Riduce il sacrificio di Cristo a cosa fatta capo a. E qui vedete il mistero della passione di Cristo. Come diceva Pascal, che, diciamo, Gesù Cristo è in agonia fino alla fine del mondo, e quindi la passione di Cristo, il sacrificio di Cristo, non è una cosa solo passata, tra 5 minuti, se andremo in paradiso, vedremo come stanno le cose. È chiaro che qui io non sono a spiegare a elidere i misteri, a spiegare i misteri della fede. Qui ci sono le problematiche, vedere come questi misteri, che non possono essere
Elisi, sciolti, spiegati, e però sono credibili, sono plausibili, sono plausibili. Ecco. Allora, una spiegazione di Lessio, che dice che la separazione del corpo e del sangue di Cristo nella Messa è soltanto virtuale, perché ormai è glorioso, incappa nella riduzione, purtroppo, della passione di Cristo, cosa fatta Capua, che invece la passione di Cristo è qualcosa di straordinariamente contemporaneo. Pensate quando San Paolo nel Tra gli Ebrei dice che i peccatori rinnovano, la crocifiggono di nuovo Gesù Cristo. Cioè, quando noi pecchiamo, noi colpiamo adesso Gesù Cristo. Cioè, c'è un tramite l'unione ipostatica, e vedete, cioè l'unione ipostatica, c'è Dio eterno e Gesù, l'umanità di Gesù che è nel tempo. Nel tempo. E poi c'è Gesù glorificato che è a metà, nelle vie eternità, cioè tra il tempo terreno e l'eternità, che è il tempo dei beati, il tempo dei beati. Ora, proprio con questa unione ipostatica, abbiamo, quando si dice unione della natura divina con la natura umana, abbiamo il tempo eterno, l'eternità, che si unisce al tempo di questa terra. E quindi c'è una comunicazione tempo ed eternità. Come questa comunicazione, in paradiso, lo vedrete voi da soli senza nessuna spiegazione, e non lo possiamo, però capiamo che c'è, cioè non possiamo ridurre le azioni di Gesù Cristo ad azioni solo passate. C'eravamo tanto amati. No. Le azioni di Cristo entrano nell'eternità e dall'eternità ritornano al tempo. C'è questa misteriosa scala di Giacobbe. Ecco. Andiamo avanti, fratelli carissimi. Andiamo avanti. Louis Biot, 1846-1931. È dell'essenza del sacrificio designare l'atto interiore di offerta. Cioè, ciò che è più importante del sacrificio è l'offerta interiore, senz'altro. Però c'è anche l'offerta esteriore, Al che, conformemente al modo sacramentale di esistere di Cristo, è sufficiente la separazione sacramentale del corpo e del sangue che lo rappresenta in una certa quale condizione esteriore di morte e di distruzione. Allora, qual è il difetto? Cioè, qui noi abbiamo una disposizione di Gesù Cristo che è reale, e l'immolazione che è solo rappresentata. Ma abbiamo visto che il sacrificio comprende, è un'offerta interiore di una cosa esterna che si distrugge. Quindi un sacrificio solo interiore non è il sacrificio di Cristo, che non è stato solo interiore. È un sacrificio, non è solo interiore. Ecco. Meriterebbe, però è un autore che io non conosco tanto bene, Odo Kaser, che è morto nel 1948. Quello che dice Kaser può essere ben interpretato o male interpretato. E alcuni dicono che Pio XII avrebbe condannato nella Mediator Dei la dottrina di Kaser. Ecco, io ho qualche dubbio, però adesso vi dico quello che certamente ho capito, ma non conosco bene quest'autore, però quello che vi dico è certo. Leggo per essere più preciso. La stessa identica azione sacrificale di Cristo, che sulla croce fu compiuta in modo storico, viene resa presente sull'altare in modo misterioso, sopratemporale e metastorico. Ecco, allora... bisogna vedere cosa si intende con questo modo misterioso. Allora, se con modo misterioso intendiamo un modo simbolico, spirituale, eccetera, allora abbiamo un difetto. Se modo misterioso è nel senso di mistero e sacramento, allora in qualche maniera Odo Kaser è accettabile e allora può andare d'accordo, può conciliarsi con quello che dice San Tommaso, e lo vedremo
nelle prossime volte. Adesso, per suffragare quello che vi ho detto, che in qualche maniera Cristo, la passione di Cristo, ecco, noi siamo contemporanei alla passione di Cristo, che c'è una certa relazione di contemporaneità, cioè io mi rapporto adesso alla passione di Cristo, perché quella che è avvenuta realmente 2000 anni fa è entrata nell'eternità e da questa eternità può ritornare a me. Leggo un brano sempre della Mediator Dei, in cui Pio XII condanna alcuni errori. Allora, leggo questo passo. Da quanto è stato esposto, appare chiaramente, venerabili fratelli, quanto siano lontani dal vero e genuino concetto di liturgia quegli scrittori moderni, i quali, ingannati da una pretesa più alta disciplina mistica, e per questo alcuni dicono che è stato condannato Kassel, ma io non lo so, osano affermare che non ci si deve concentrare sul Cristo storico, ma sul Cristo pneumatico e glorificato. Cioè, ormai Cristo è morto, adesso c'è solo Cristo risorto e dimentichiamo la passione di Cristo, ci siamo troppo concentrati sulla passione, nel modello tridentino sul sacrificio, dobbiamo concentrarsi più sulla risurrezione. Al che io tanto rispondo, ma certo che dobbiamo concentrarsi sulla risurrezione, però chi è che risorge? Chi è che risorge? Uno che è morto. Quindi perché nella messa ci sia la resurrezione, ci deve essere la morte. Allora, e non dubitano di asserire questi erronei che nella pietà dei fedeli si sarebbe verificato un mutamento per cui Cristo è stato quasi detronizzato con l'occultamento del Cristo glorificato che vive e regna nei secoli dei secoli e siede alla destra del Padre, mentre al suo posto è subentrato il Cristo della vita eterna. Alcuni perciò arrivano fino al punto di voler rimuovere dalle chiese le immagini del Divino Redentore che soffre in croce. Vedete? E questo è quello che succede in molte chiese, dove non c'è più il crocifisso ma c'è la statua del risorto. Oppure, come a Fatima, c'è Cristo che sta scendendo dalla croce. Ormai questi crocifissi sembrano dei supereroi che volano, che escono. Invece perché Sant'Alfonso dipingeva Cristo con le braccia aperte, tutto pieno di piaghe? Perché noi dobbiamo sempre ricordarci quello che Gesù ha patito per nostro amore. Perché l'amore non si vede certo anche in chi risorge per noi, ma si vede soprattutto in chi muore per noi. Dice San Paolo, a stento si trova chi è disposto a morire per un giusto, figurarsi per dei peccatori. E Gesù è morto per dei peccatori, si è salvato con la sua morte e vuole che sia presente questo evento redentivo, perché Gesù non si è salvato con la risurrezione. Cioè la risurrezione però unita, non senza, soprattutto il Signore si è salvato con la sua morte, dove si è caricato delle nostre colpe, dove ha voluto portare su di sé il peso delle nostre colpe, dei nostri peccati. Li ha voluti liberamente espiare lui per amore, fratelli carissimi. E con questo sacrificio si è salvato, ed è questo sacrificio che si rinnova nella Messa. E con questo non dimentichiamo assolutamente la resurrezione, non la dimentichiamo assolutamente, per l'amor del cielo. Ecco, perché nell'Eucaristia c'è Gesù vivo. Però, vedete, per risorgere bisogna prima morire. E quello che c'è, se le parole dell'Eucaristia, vedete, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, non sono un segno di resurrezione. Il segno di risurrezione è quando alla fine del canone il sacerdote, dopo il Padre Nostro, mette il pezzettino di pane, lo mette nel calice, si ricongiunge il corpo al sangue, Gesù Cristo riprende la vita, ma la riprende dopo che si è immolato. Quello che c'è nella Messa è la rinnovazione del sacrificio. Poi vedremo come in qualche maniera nell'Eucaristia ci sono tutti i misteri di Gesù Cristo, ma c'è un mistero fondante, il primo di tutti gli altri misteri, che è la morte
è la morte del nostro Signore e Salvatore, Gesù Cristo. Allora, dopo avere, diciamo, fatto una panoramica di queste teorie immolazionisti, vediamo i difetti, il difetto di queste concezioni. Ripeto che non sono eresie perché tutti gli autori che abbiamo visto sostengono che la messa è un sacrificio. Il problema è come nella loro spiegazione tutte queste spiegazioni hanno un po' la coperta corta, sono delle coperte corte. E vediamo i difetti comuni. Allora, spostando l'immolazione, aggiungendo un'immolazione delle specie, quindi le specie sia di mutazione perfettiva, cioè dove il pane migliora passando al corpo, o una diminuzione, cioè come dalla carne diventa cibo, noi non abbiamo più l'identico sacrificio, che il sacrificio, quando Gesù si è sacrificato sul Calvario, non ha dato se stesso in cibo, non si è cambiato sul Calvario in cibo. E quindi c'è la possibilità dell'equivoco della messa come ripetizione dell'ultima cena e non diciamo del sacrificio della croce. Quindi c'è un qualche cosa in più, e se questo qualche cosa in più del sacrificio è l'immolazione della specie, c'è un qualche cosa che succede alle specie che diventa una parte essenziale del sacrificio, e quindi non è più l'identico sacrificio. E abbiamo una confusione del segno con ciò che è significato. E allora è necessario che nella messa ci sia un'immolazione, ma non è necessario che il segno sia a sua volta un'immolazione, perché altrimenti diventa un problema, perché diventa qualcosa in più. Ecco, vedete, come nel battesimo il bambino è immerso nell'amore di Dio, senza essere necessariamente immerso nell'acqua. Cioè il segno non è il mistero, il segno rappresenta il mistero. Quindi ora, se invece, diciamo, mettiamo l'immolazione nel segno, non capiamo che il sacramento significa il mistero, e quindi confondiamo il segno con quello che è il segno, col significato. Perché mettiamo l'immolazione non nel mistero che ha significato, ma nel segno che deve significarla. Ecco, quindi ci vuole il segno dell'immutatio, ma il segno dell'immutatio è già, e non c'è bisogno di altro, è già il pane e il vino separati, che sono segni di della morte di Cristo. Però questi autori ribadiscono giustamente l'assoluta necessità dell'immutatio nella messa stessa. Ecco, adesso il tempo, diciamo, di una conversazione è già passato, diciamo. Abbiamo messo tanta carne al fuoco e proverò a fare una dispensa che metterò sul sito di Dogma TV per fare un po' un riassunto per chi non fosse riuscito a prendere appunti. Bene, che la Madonna ci aiuti ad amare l'Eucaristia, ad amare il sacrificio di Cristo, e come questo grande amore che non ha voluto essere solo un ricordo del passato, ma essere qui davanti a me. A morire per me in qualche maniera qui e ora. Ave Maria, si è lodato Gesù Cristo.